Non c'è da stupirsi che ho avuto così tanti problemi a trovare una delle sue formule che dovevo comprare. Fortunatamente è più economica in questo modo. L'hai mai usata? Poiché la prima formula per bambini no, così questo è meglio. È sicuramente la meno costosa di tutte le formule. Faccio ricerche per conto di Jerry Dingers. Ti dispiacerebbe se prendessi il tuo nome e numero di telefono e ti chiamassi a breve. Mi piace questo studio ed ecco la mia carta ora. So che ho una penna qui da qualche parte. Ecco signora, le do il mio numero. Grazie, di nulla. Ecco il numero. Beh, vediamo. Il numero è... Bueno, mi chiamo Dorita Rodriguez. Va bene, eccoci di nuovo pronti. Secondo me non farai punti in alcun modo. Che colpo fortunato. Guardate qui. Ok, per favore, basta. Bene, ok, eccomi qui. Ok, here I come. Hit. Immagino che possiamo tranquillamente dire che questo non va bene. E spero che tu sia pronto perché questa volta vengo. Per farne due lì, ce l'hai. Signore e signori, 4 palloni su 5 con gravi perdite e abbiamo testato 25 palloni da basket nuovi di zecca dalla società di vendita per corrispondenza a Norris e 16 di loro avevano perdite quando abbiamo chiamato lo staff di Norris e gli hanno chiesto informazioni a riguardo. Han detto no comment, ora tutti noi sappiamo. Cosa significa? Giusto, stiamo attenti. Giusto, un furgone o una palla veloce è la palla più economica sul mercato, ma è perché è fatta da un grado inferiore di gomma. Siamo spiacenti di non poter raccomandare il basket Norris. Timmy, grazie per aver portato questo problema alla nostra attenzione e abbiamo in regalo per te, Allegra, una maglietta Watch Out. È un pallone da basket nuovo di zecca da una rinomata azienda di articoli sportivi, grazie. Batti il 5. Per quasi tutta la prossima settimana sarò alla degustazione di Watch Out che confronta la limonata reale con altro cibo e la bevanda aromatizzata alla limonata alimentare anche per esaminare la formula per bambini di Krebs. Ora, come sapete, Krebs è un'azienda che ci ha dato notevoli problemi in passato, quindi guarderemo di nuovo da vicino i risultati di questo test. Voi tutti per essere qui, ricordate che ognuno di voi ha una voce importante in questa società democratica che frega. Potete fare la differenza per tenere gli occhi aperti. Ehi Jimmy, è stato grandioso, bene. Grande spettacolo. Ecco i risultati dell'Auditel. Non capisco, Julius. L'anno scorso era un successo e quest'anno la pioggia continua a scorrere. Non capisco cosa stiamo facendo di sbagliato. Thank you.
Ora l'importante da ricordare è che non ci sono parti riparabili da utenti nell'audiometria. Ok, ora se pensi che non stia funzionando bene, di se la luce rossa non si accende quando il set è acceso, chiama il nostro ufficio. I numeri proprio qui in servizio. Ok. Andate da qualche parte, pensavamo di aver finito con l'aiutarti a pulire la tua stanza. Sì, sappiamo che tipo di lavoro è. Finendo presto forse possiamo anche giocare a badminton, si scommetto. Voi altri dovete lasciarci. Non si deve far sapere a nessuno cosa sta succedendo lì. Ossia, ti ho solo detto che non dovremmo farlo sapere a nessuno. Mi ha chiesto cosa sta succedendo lì dentro e noi siamo i tuoi migliori amici, i migliori amici. Non mantengono segreti gli uni dagli altri ora. Cosa sta succedendo là dentro? Stiamo ottenendo una regolatore di ShareStat con cos'è? Un nuovo tipo di videogiochi, non viene da un servizio di valutazione Share, conosci una di quelle società che valutano i programmi televisivi, lo Share, e sai questo potrebbe essere eccezionale. Ciao Box. Ci deve essere una rete attraverso le pile sul computer centrale. Avendolo avuto l'anno scorso avremmo potuto fare Piazza Pioli numero uno del paese. Non possiamo farlo tornare. Quando vediamo la scatola chiamami, più tardi forse. Dopo aver sofferto puoi venire dunque a parlarne dalla finestra, ok? Sappiamo come trattenere un rancore arrabbiato. Con me? Non sei tu dopo tutti questi anni. No, non sono arrabbiato. Sì, stai dannando, no, sì. Amico, vogliamo Jerry. Vogliamo aiutarti. Jerry, sembra che qualcuno stia cercando di ucciderti. Stai offendendo e ultimamente stai scherzando, non? Guardi la mia trasmissione. Quale trasmissione? La guardo, quindi offendo tutti col mio lavoro. Jerry, forse hai spinto qualcuno troppo oltre. Come ai vecchi tempi, signor, più radicale di quanto ti piaccia la volta che hai accusato 50 poliziotti con un mazzo di fiori urlando ferma. La guerra, ferma la guerra, oh, altrimenti come avrei potuto attirare la loro attenzione? Hai attirato la loro attenzione procurando a testa piena di punti, lo sei sempre stato un buon amico, ecco perché sono qui.
Qualcuno sta cercando di uccidermi. Inoltre il mio share si abbassa. Sto facendo declinare Jerry. Nel vecchio secchio. Qualcuno cerca di ucciderti. E ti preoccupi per lo share? Non possono semplicemente farmi sparire. Sono anche un personaggio pubblico. Ho provato a farlo sembrare un incidente questo pomeriggio con la mia auto quasi riuscendoci, ma se gli ascolti continuano a diminuire verrò cancellato e non sarò più un personaggio pubblico. Possono togliermi di dosso presto in un fosso, dimmi. Comunque che vogliono la mia posta dei fan là. Aumentato del 25%. Nell'ultimo anno, non importa che sia stato tutto positivo, la posta dei fan non farebbe mai quel tipo di salto se il mio share diminuisse come sembra essere l'unico modo in cui le mie valutazioni stanno scendendo è se qualcuno sta entrando in quel computer statcom aggirando il mio staff in alto. Devo ammettere che è una storia infernale. Pronto, non ne hai mai sentito parlare? A casa certo, infatti, non ho mai sentito parlare di qualcuno dei tuoi amici hacker che ha avuto accesso ai computer Statcom. Pensi che ci sia un modo in cui possiamo scoprire chi è stato? Sì, c'è, che intendi dire che è sicuro che sarebbe facile. Siamo a buon punto. Ah, ecco Judy Over. Judy, Lute. Fali, come sei stata brava, Judy, assolutamente indispensabile per me, io. Non potrei andare d'accordo senza di lei, non essere deluso là. Bevanda aromatizzata alla limonata. Casdena del vero limone dentro molto bene. È un peccato, è una storia migliore se l'intera faccenda è inventata. E per quanto riguarda il latte artificiale di Casdena, beh, abbiamo appena iniziato forse qualcosa in un giorno, Judy, l'ho incontrato una donna al negozio che ne comprava un po', ho ottenuto il suo nome e indirizzo così possiamo avere la sua opinione sulla formula fantastico fantà. Controllerò domani. Cosa c'è male nella culla lì? Acquistare un prodotto nella regione del ponte di un produttore con un controllo di qualità scadente e fare cose che nessuna azienda rispettabile vuole vendere. Ci metterebbero un'etichetta su di esso, non metterebbero sul mercato al dettaglio se non possono vendere in questo paese rispetto a quello che hanno Sud America. In Africa sembra che abbiano una politica di buon vicinato in corso. Sì, sono stati persino indagati dalle Nazioni Unite. $20,000, avanti, conta. Non sono preoccupato se non è tutto lì. Jerry porterà i suoi voti, diventeranno sani. Ancora una volta Watch Out potrebbe diventare improvvisamente la trasmissione più vista del paese. Siamo molto contenti di ciò che fai per noi qui, signor Sinclair, infatti Tomasino e io stesso vorremmo esplorare la possibilità di questo rapporto, intendo. Al di là della situazione attuale con il dito. Lo sai che non approfitto della mia
Posizione vedi, ho lavorato per Statcom. Per 20 anni, ora abbiamo fiducia e l'ho stimato. Dipendente signor Martin Beal mi ha detto che lui stesso è il nostro fondatore. Dato che mi ha regalato questo orologio per il mio 20° anniversario, ai potere naturalmente, avrei preferito le stock option. Oh, capiamo. Tutto quel signor Sinclair, giusto, Tomasino, ha disegnato, abbiamo solo pensato che guardare un punto di valutazione potrebbe significare forse milioni di dollari in pubblicità, giusto, intendo dire che al guida che produce una trasmissione potrebbe piacere dare un contributo che non potresti fare avendo 80 anni. Quindi ora sei troppo nutrito, ho un top è quello che ti fa pensare che ti ho fatto per questo. O meno persone sapevano che controllavi il recupero. Sono patetico? Sì. Sviluppiamo qualunque sia il germe di un'idea che hai nelle tue piccole menti sporche. Dimenticalo ora, capisci che io sono il caldo che controlla ciò che accade, al magazzino arriva e solo io sono l'unico che ha quel tipo di potere che significa ciò. Giusto? Hai ragione, certo, mi dispiace signor Sinclair, dimentica che l'ho menzionato, sì, hai capito. Abbiamo una responsabilità qui, un uomo SATCOM mi ha detto che la nostra famiglia rappresenta molti della famiglia, circa 100.000 esatti. È vero che avere il signor sapere tutto intorno lascia in pace i miei amici, o forse dovremmo vedere quali programmi ci sono e poi votare. Ora perché non organizziamo un'elezione mettendo le nostre scelte a scrutinio segreto? Perché dobbiamo votare? Non abbiamo mai preso un obiettivo prima. O festa, mia madre fa visita in palestra, no? Stasera possiamo accendere la TV, signor Parker? Beh, vorrei cominciare. Tu sei il padre statico di Marie Lal. Computer e quei toni avrebbero dovuto identificarlo nella famiglia Parker. The Parker family. You did it. You're in. Maybe. L'ha fatto qui, forse è l'aiuto del canale, e fra proprio ora lo stiamo cambiando. Ok, cambierò lo share. Some members of the council suggested that... Dannazione, sto solo controllando qualcosa sul canale 8. Bene, ok. Ok. Watch out. Frank e Jerry, ecco Watch out. Stay tuned to Jerry Binger's Watch Out. Eccoci qui ai ragazzi più grandi, solo per Jerry. Tu fai la legge del canale 8 di Klafke. Mi ha infranto Recigari. Richie Mevenslow. Sappiamo bene che la sua famiglia sta guardando Michelle. Per far finire la trasmissione, raccoglieremo filtri per scoprire quante altre famiglie guardano Jerry Bingers, e il tuo amico è appena arrivato. Noi non ti abbiamo ancora visto arrivare qui. In sottofondo cosa dici a Kailunga? C'è una possibilità, signore Donis. Ci riusciamo.
una buona cena da Jerry qui nella hall. Signor Sinclair, le ho detto che non. Rilasciamo interviste, gli parlerò. Sta venendo bene, rispondimi signor Beale. Sì, grazie per aver chiamato. Thank you. Mai mostrato in televisione, signore. Mr. Sì, lo faccio, si chiama attenzione, chiedi al signore. Inizia Sprague, per favore, vedo che non sei soddisfatto delle tue valutazioni. Posso provare che le mie valutazioni sono forse sbagliate su Satcom. Voglio dire che abbiamo un margine d'errore. Non sto parlando di un margine di qualcosa, io ti sto dicendo che le valutazioni di Statcom su Watch Out sono realistiche. Mi dispiace se non sei soddisfatto. Capisco che sei arrabbiato, ma ho paura. Il tuo problema non è con Statcom, ma con il tuo pubblico. Ora se le tue valutazioni falliscono più perché le persone non guardano, semplice. Quando avrò la prova, e tu sei sicuro che sia Sinclair? Sì, sono sicuro quanto lo sia che la mia segretaria ha l'aspirina. Appena in tempo. E lavori per quanto tempo? Proprio qui? Questa è una domanda ovvia, poiché la tua conoscenza con qualcuno è difficile. Nonno Burnett è incoraggiato. Ciao, cosa è successo? Non lo so, alla tua vita. Per andare avanti in modo che abbiamo un amico comune, quali società stavi attualmente gestendo? Immagino tu ne consca qualcuno, potrei darti una lista a memoria. Ma non è tutto giusto, forse potresti scriverne una quando hai un momento libero, socia, una specie di tutte queste società, se ce n'erano. Alcune che erano state testate per qualcosa di una natura particolarmente sensibile. Di natura discreta o controversa, no, tutte le nostre scoperte sono riservate ovviamente. Noi segnaliamo solo i risultati attraverso i nostri clienti se non c'era niente di strano. Oh, per favore, resta, voglio fare altre domande alle persone, ok? Quindi chi è il tuo amico in comune, Jerry? Watch out, è il fuoco, Lou. Chiunque abbia appiccato il fuoco, è stato un incidente. Non lo fai sembrare ciò. Qui con te. L'incendio è stato appiccato intorno alle 2 di notte, questa mattina il sistema di allarme non ha suonato grazie a noi. Non so perché ancora c'è la possibilità che l'impianto di irrigazione sia stato in tutto l'edificio, ma non nel laboratorio ben pubblicizzato. Il conduttore va lì in questo momento. Immagino che lo scopriremo a breve, no, non lo faccio, sai come è iniziato, grazie. Scusaci se è giusto le sue valutazioni che usi. Tu non mi conosci personalmente, la compagnia. Sulla morte non gli piace mangiare per terra.
I don't understand. How did he... Non capisco come ha saputo che ho detto che aveva delle prove. Che tipo di prova? E se potrebbe ottenerle per diffondere chi pensa d'essere questo ragazzo. Conosci la maggior parte delle persone con cui ragioni. Scoprirai dove il Puri hai offerto un graffio ma non questo ragazzo. Ora pensi che da un po' è dipinto qualcosa. Questo è il problema. È idealista, sì. Idealistic. Yeah. Certo, quando crescerà già. When's he gonna grow up already? Gary, cosa stai facendo? Cosa ti interessa? What are you doing? What do you care? Sapere del laboratorio di Judy. Mi ha chiamato subito bene, c'è il laboratorio. Non più da quando piove, riverso la bocca nel forno. Ma ciò che abbiamo ottenuto, il nostro slip, rosa di sciola annullato, sai, una più che fa e basta un low op chiunque si siano hand vinto Jerry per quel che posso. Jerry. Come un cliché, non sei morto, eppure non siamo morti. Eppure non stai nemmeno morendo, ci tengo molto. Ora tutto quello che abbiamo passato negli anni 60 e ora tutto ciò a cui tieni è successo, hai avuto un'altra trasmissione al giuria, un'altra trasmissione mentre sei seduto qui, dispiaciuto per te stesso, va bene. Ma 10 milioni di persone lo guarderanno. È un peccato che non puoi farlo. Contare per qualcosa di buono. I got it. Ho capito. Oh. Cosa vuoi un ragazzo che mi hai preso? You got me. Ma questa è davvero una borsa. Non so se Mr. Bingesk sfida l'accuratezza, in effetti l'integrità dello staff viene organizzata esattamente le valutazioni in guardia non hanno un'accuratezza e ciò che la calma da dire sull'accusa iniziale, non sono d'accordo ma lo proverò come guarda la mia trasmissione. Domani notte più notte la prima volta in assoluto watch out di Jerry verrà trasmesso in diretta, prossimamente farò la trasmissione da un luogo segreto dove proverò con l'aiuto di un esperto di computer a casa in attesa che la mia trasmissione sia ultimata. Jerry, cosa stai facendo Jerry? Jerry, se queste accuse venissero dimostrate le conseguenze potrebbero essere molto gravi. Lo so bene ma è mio compito portare la verità al pubblico qualunque essa sia. Parlava ad un computer eccellente ed un esperto di computer che dobbiamo scoprire per porre fine a ciò. Puoi aggiustarti le mani troppo presto, odio che chiunque legga le valutazioni vedrà quell'intervista. Sarebbero pazzi a riprovarci. Jerry, tu non hai una buona imboscata, i cattivi ti individuano. Prima di entrare, non fa alcuna differenza. Siamo coperti in entrambi i casi. Come tieni presente che correggono il nostro share, li vedremo. Mentre lo fanno ma ho troppo nella camera da letto di Richie e dei ragazzi di Parker. Milioni di persone li vedranno. Fare alla grande se non stanno correggendo il nostro share, ottieni la vera lettura. Ciò è buono per il tuo pubblico. Ha fermato la figuraccia che potrebbe metterti in pericolo. Ora guarda cosa hanno fatto alla tua macchina nel laboratorio. Guarda, se ti ricordi quella marcia per la pace a Washington e le squadre antisommossa che venivano da noi coi loro manganelli come per prepararsi a farti nero su un lato della testa. Ricorda quando lei gli disse di voler che io fossi stato lì, non ha nemmeno sussultato e ha detto di ricordare quando lei le ha detto che ero un ragazzino, va bene ora che lo usi, sono stato fortunato, ti ricordi cosa hai detto, ciò che sono.
Non ho paura che sia vero, non è stato detto con aria di sfida. È stato detto solo come un semplice grasso normale e ha funzionato. Non ti ha colpito. Lo sapeva che mi ha afferrato per la mia coda di cavallo trascinandomi fuori al carro di risaia, ma non l'ha fatto. Tacco, stava per picchiarti e ti ha fatto vedere. È così che mi sento e non ho paura, non ho paura di ciò. Questo computer può cadere nelle mani di un computer. Sono andata sia agenti. Oh, grazie per essere venuto. Non riesco a raggiungere Jerry. Sì, credo che si stia preparando per la trasmissione di stasera. Cosa non va qui? Qui penso di avere un'idea di chi ha dato fuoco al mio laboratorio. È questa Doita Rodriguez, l'ho incontrata al supermercato. Stava comprando un prodotto e stavo facendo alcuni test su un latte artificiale. Mi ha chiamato a casa poco fa e mi ha detto che il suo bambino era molto malato. Penso che sia per questo. Il bambino stava bene fino alle 6. La signora Rodriguez le ha dato un po' di latte artificiale di Krebs che continuava a dire lei finalmente è riuscita a farlo guarire. Ora è diventato ecologico e ben salato. Penso che dovremmo portarla in un ospedale. Ragazzi, stasera saremo tutti di guardia. Voi tutti datemi il 5. Ora il fuoco è con te. Non sei eccitato? Ovviamente sono eccitato, ma non significa che salterò in giro come un idiota. Se beh, cosa dovrei fare? Ho 3 trupi in piedi accanto a me. Si va in onda tra meno di 3 ore. Un'altra. Sono pauroso, aspetta un minuto. Aspetta, ascolta, hai un computer spento per farlo, non si aspetta. Ascolta, gli dimostreremo che succede con i miei voti. Jerry, lo dimenticheresti per le tue stupide valutazioni? Per un momento dimentica i miei ascolti, sì, sì. Ridiffondi credendo che sia molto più importante, ok, ti farà esserne cosciente. Trovati batteri a livello tossico, gravi crampi allo stomaco, impossibilità di prendere cibo, continue urla di dolore, corpo temporaneo 102. E il dottore ha appurato che si stava ammalando solo con ciò che mangiava, l'unica cosa che aveva mangiato, fammi indovinare, quel latte.
baby formula. Il latte artificiale che faceva male alla schiena in quanto pieno di batterie, amico, questo è orribile. A causa di qualche orribile criminale, Irene, la bambina, ne ha bevuto tanto da essere fatale e chissà quanta roba. C'è intorno a Krebs. Sei ancora preoccupato per le tue valutazioni? Possiamo riprenderlo. Bacerei Richie se trovasse un altro computer. Che può usare, chiama la stazione lì. Dirò di avere la troupe pronta a girare, di solo dove andiamo. Bene, devi dirmi di più, dimmi cosa è successo in giro a Jerry. Chiamerò la polizia e denuncerò la rapina, ok? Ehi, che ne dici di quel computer che mio padre ha comprato per unirsi a me? Lo programmi a casa mia? Collegalo alla scatola SATCOM, non? È appena stato eseguito, non ha 48 cave accese. All'interno non è interrotto. Non ha errori, controlla, non usi. E si hai un cavo membrano. Dai. Cosa sei? Ho a che fare col computer dei ragazzi. Ho trovato un cugino che amava i computer, pensavo di darglielo. Charlotte lo ha visto, quindi ho detto che lo sto capendo. Spero che voi ragazzi non veniate arrestati per questo. Ok, siamo dentro. Okay. We're in. Avevo ragione, lui è stato qui. Un altro computer. I was right. He did go out and find it. È tornato nel sistema di nuovo al parco o in casa in fretta. Buonasera, la trasmissione della giuria americana è in diretta da Los Angeles proprio in questo momento. Va fatto di nuovo bene, questa potrebbe essere l'ultima volta che vedrai Watch Out. Vi garantisco che questo è uno spettacolo che non dimenticherete mai. Stasera abbiamo un'intervista completamente inascoltata con le persone responsabili della distribuzione di un prodotto che può uccidere migliaia di neonati e bambini innocenti indifesi in una grande calamità. Qui Jerry, il più grande, da Watch Out. Ora trasmettiamo in diretta da costa a costa, proprio in questo minuto alcune accuse molto gravi stanno per essere sollevate contro voi due riguardo al latte artificiale. Non sono pinze. No, non c'è modo migliore di stare con quel tipo. Vuole uscire. Thank you.
wind. You're not too late. Get the computer. You can't stay away. Up here! Up here! Up here! I'm going on the elevator. We're set. Right on. Signore e signori del nostro pubblico, l'audience prova che la bottiglia dell'anello di Guacciauta è in forma. Sono nelle mani del mio amico elefante domestico Parker Come. Puoi vedere le sue dita dei piedi. Se si sintonizza sul canale 4 anziché 8 con Guacciauta, una linea diretta nel computer dello share di casa, per qualche motivo lo share su computer che registrano il televisore risulta sul canale 3. Ho proprio la sensazione che hai già fatto abbastanza. Cosa c'è che non è fantastico averli? It's great. But you have... Sotto sopra. No.